crece la barba, el marabú y el jiquí. Donde me siento mejor, tierra donde yo nací. Accademia Cubana, solita atmosfera frizzante con tanti giovani che si divertono a praticare questa disciplina che prende sempre più piede in tutta Italia e nel mondo. Massimo, le novità dell'Accademia Cubana. Ciao Gianni, ciao, un saluto a tutti gli amici di Fitness Café. Come vedete qua l'energia è sempre alle stelle e l'emozione è tanta svolgendo questi corsi. Sono pienissimi, è l'ultimo che abbiamo iniziato e le immagini che state vedendo lo dimostrano, è già pienissimo, per cui stiamo riorganizzando ancora a grande richiesta un altro corso per, diciamo, esaudire tutte le richieste che stiamo avendo. Massimo, tante tappe del tour, questo nuovo spettacolo che state portando in giro ha avuto tantissimo successo, l'ho visto, è veramente emozionante. Parlaci un pochettino di, soprattutto di come si svolge questo tour e soprattutto le nuove tappe. Sì, infatti il tour sta andando veramente alla grande e abbiamo toccato le zone come Salerno, come Caserta, Pozzuoli la settimana scorsa. Quest'anno, questa settimana, domenica siamo al Extravaganza di Fuorigrotta, dove svolgeremo ancora un'altra tappa e ancora sono tante le richieste. È un tour che veramente sta andando alla grande fino al congresso mondiale e alle tappe estere, dove veramente porteremo alto il nome della salsa italiana. Ogni anno ci divertiamo al tuo saggio che è veramente coinvolgente. È già pronta la tappa, sappiamo quando si svolgerà. Dici un attimino le ultime novità. Sì, infatti la data è già pronta, è domenica 26 giugno, si svolgerà per la prima volta nella città di Portici, perché in genere lo facciamo a San Giorgio, ma la struttura è in lavorazione per il rimodernamento, per cui lo svolgeremo a Villa Savonarola, a Corso Garibaldi di Portici, e sarà una grande, grande, grande serata come sempre. Quest'anno ancora di più, perché abbiamo ancora più ballerini nell'Accademia, quindi il palco sarà ancora più gremito, e anche gli spalti, perché il pubblico si preannuncia veramente pieno 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 fino all'ultimo posto degli spalti. E nulla, cosa dire, i ragazzi sono pronti a prepararsi alla grande per arrivare preparati davanti alla commissione federale che li verrà a giudicare. Cosa importante dell'Accademia Cubana sono le gare, la partecipazione dei tuoi ragazzi ai vari concorsi che mette in luce poi soprattutto le grandi capacità che hanno raggiunto i tuoi ragazzi. Infatti le gare stanno nel vivo, questo è il periodo in cui i ragazzi cominciano a gareggiare, la preparazione che è iniziata a settembre e adesso finalmente arriviamo alle competizioni. Avremo la Coppa Italia che avremo a Sulmona nel mese di aprile e il campionato regionale a marzo, fino al campionato italiano di maggio, per cui l'Accademia prepara anche i competitori dal punto di vista agonistico, come giusto che sia, in quanto una scuola, secondo il mio parere, è completa nel momento in cui prepara i ballerini sia nel sociale per le serate per divertirsi, ma anche nell'agonismo con le competizioni. Un saluto a tutti i futuri salseri spettatori di Fitness Café e vi aspettiamo qui all'Accademia Cubana.